Il Museo Diocesano d'Ogliastra è una realtà fortemente voluta dal nostro Vescovo Monsignor Antonello Mura per valorizzare il patrimonio artistico non solo della nostra diocesi ma anche di tutto il territorio ogliastrino. E in questo spirito si comprende il significato di questa mostra filonarrativa di arte contemporanea che parte da opere di Maria Lai, di Pinuccio Sciola, di Costantino Nivola che ci mettono in dialogo con artisti di valore più nazionale e internazionale come George Eielson, Guido Strazza e qui accanto abbiamo fatto un gemellaggio con la Fondazione Oristia di Gibellina per opere di Pietro Consagra. Il significato è semplicissimo, significato di relazione, di comunicazione, che parte dalla realtà semplicissima del filo narrativo, filo creator, è un'idea non solo di filo, ma filos greco, di amore, di amicizia, che è l'unica esperienza di creazione che ci collega anche con il divino, con il mistero, con l'assoluto in sé. La mostra è semplicissima, parte da una esperienza così più semplice, diremmo così, tra Pinuccio Sciola e Maria Lai e Costantino Nivola, quasi più figurativa, per partire, per volare poi attraverso una porta che è un telaio di Maria Lai con un pastore che ci introduce in un mondo diverso, delle sue geografie, dei segni di Guido Strazza, delle costruzioni di Saccenti, delle architetture di Pietro Consagra, sino a quest'opera meravigliosa di Maria che è una vela, una geografia che io chiamerei più chiamarla bianca e nera, perché questa geografia bianca squarcia questo nero e ci introduce in questa installazione dove abbiamo collocato una opera, una città sonora di Pinuccio Sciola e una geografia di Maria Lai. Il significato è entrare nella intimità di se stessi, scoprire un mondo che anche se è nero in realtà è illuminato e conduce a un senso che ci porta fino così all'universo, al cielo, a Dio, che poi è nella nostra intimità. Ed infine si conclude con due laboratori, uno tessile e uno bottega d'arte che potete visitare, di una signora anziana e di un ragazzo giovane barese ma sposato qui e che vorrebbe, Massimo Capogna, vorrebbe così rendere ancora più viva questa mostra. Grazie. Qui realizziamo sculture, pittura, ovviamente arte sacra, ma non solo, qui realizziamo anche incisioni e lavori astratti e dipinti a olio di grandi dimensioni. Poi ovviamente diamo formazione anche alle nuove leve, a ragazzi che vogliono imparare e a persone che si vogliono approcciare come prima esperienza al mondo dell'arte. Un saluto a Sardinia Live.